primo tempo, diciamo così, perfetto, interpretato benissimo, avete capito tatticamente la partita e avete punito le difficoltà del Livorno. Beh, noi abbiamo visto un pochettino come giocavano, mantenuto il sistema che pensavamo, quindi con dei riferimenti siamo riusciti ad andare a prenderli bene, poi l'abbiamo sbloccata con un gran gol di Galano e chiaramente la partita poi è cambiata perché insomma andare in vantaggio un avversario comunque in difficoltà ci ha messo la strada un po' spianata. Soprattutto perché voi riuscivate quando il Livorno si alzava a punirli alle loro spalle, quindi con la vostra qualità siete andati molto bene nella metà campo del Livorno. Sì, bella, l'idea era quella comunque di rispettare una squadra che voleva giocare, le armi le avevamo appunto per fargli male una volta che la squadra loro era aperta, siamo stati bravi, poi chiaro l'episodio ha cambiato la partita. Ti chiedo se a questo punto possiamo dire che il Pescara contro squadre come il Livorno oggi, o magari mi viene da pensare come l'Empoli un mese e mezzo fa che si alzano e fanno giocare, riesce ad esprimersi al massimo, con squadre chiuse dietro come il Trapani domenica scorsa ancora fa fatica? Ma questo è il gioco del calcio, trovare squadre che sviluppano benissimo in uno spazio stretto sono pochissime, noi abbiamo le qualità per poterlo fare, l'abbiamo fatto anche col Trapani stesso, e è chiaro quando subisci un gol e subisci un gol, subisci un tiro, subisci un gol, le difficoltà aumentano, ma io vorrei fare sempre le partite che abbiamo fatto col Trapani, giocare 90 minuti nella metà campo avversario, difficilmente le perdi con un tiro in porta l'avversario. Nel secondo tempo abbiamo visto un Luciano Zauri un po' diverso, perché Busellato è l'unico centrocampista che fa un po' interdizione rispetto alle qualità degli altri, sei avanti 2-0, il Livorno sta facendo un po' pressione con il 4-3-3, metti la qualità di Castanos, perché? Beh, Busellato ho quasi quasi pensato di togliere la fine al primo tempo per vedere l'ammonizione, ha rischiato di essere buttato fuori, quindi ci ho pensato un attimo, e nel secondo tempo quindi l'ho tolto, ne avevo 2-3, però chiaramente in mezzo al campo Massimiliano è un giocatore di temperamento che spesso affronta l'avversario in maniera molto energica, per cui abbiamo pensato più all'ammonizione e comunque mettevo un giocatore forte. Ti chiedo sulla prestazione di Maniero e di Del Grosso nell'arco dei 180 minuti, sei un po' rammaricato ad averli tenuti fuori così tanto tempo? O sono cambiate alcune cose adesso? No, non è cambiato niente, i ragazzi si sono sempre allenati bene, io te l'ho sempre detto, nelle rotazioni, nelle scelte adesso sono entrati loro, lo hanno fatto bene, con merito, ma è così come era prima, io faccio delle scelte e sono pagato per farlo. L'ultima cosa e ti lasciamo... Comunque complimenti ai ragazzi, hanno fatto benissimo. L'ultima cosa e ti lasciamo, Luciano, è chiaro che era un momento di difficoltà perché nelle ultime 5 avevate fatto solo 3 punti ed eri un po' a rischio, quanto ti senti più tranquillo oggi? Io non mi sentivo a rischio prima, non sono tranquillo oggi, io vivo molto serenamente il mio lavoro, lo faccio con passione e con professionalità, poi non sta a me dirlo, ma insomma il Presidente è una persona molto, molto pulita, molto schietta, dice quello che pensa, quindi ha sempre ribadito la fiducia in me e lo ringrazio. Fai auguri ai tifosi. Beh, assolutamente sì, auguri a tutti i tifosi e oggi siamo tutti un po' più contenti.